Buongiorno da Ortaggi Tuoi e Dintorni. Ieri sera ho terminato di sgranare la camomilla del mio orto e farne dei fiorellini. Qualcuno mi ha chiesto: ma come si fa una camomilla che sia salutare? È molto importante fare una camomilla salutare nel modo giusto, perché se i tempi di posa dei fiori in acqua è superiore a 5 minuti, una camomilla che dovrebbe essere rilassante può avere un effetto contrario, per cui è molto importante seguire questo procedimento. Io adesso sto facendo una dose per 2 tazze di camomilla e ho messo dentro un bicchiere circa 1,5 cucchiai di fiori di camomilla completi. Sta per bollire, li andiamo a buttare in acqua, diamo una rimestata. La camomilla non deve bollire tanto, vedete, sta prendendo appena adesso il bollo. Dobbiamo attendere proprio 10 secondi, che per il momento sono passati, e spengiamo il fuoco. Deve stare in infusione massimo 5 minuti, personalmente la faccio stare 3, però per un massimo di 5. Sono passati 2 minuti, quasi 3, e io l'ho ovviamente passata al setaccio e l'ho filtrata. L'ho filtrata e adesso è in tazza. Suggerisco sempre di comprare le nostre tisane, siano esse camomilla, malva o quant'altro, in erboristeria, perché sono più efficaci e più salutari. Da Ortaggi Tuoi e Dintorni è tutto, vi auguro buona giornata.